dialetti dell'area arcaica calabro-lucana comprendono le parlate dell'area posta geograficamente a cavallo tra la Basilicata meridionale e la Calabria settentrionale, definita anche area Lausberg dal nome del linguista tedesco Heinrich Lausberg, che per primo l'ha esplorata e analizzata. L'area presenta un'ibridazione linguistica tipica delle aree di confine. Questa situazione di lingue in contatto fa sì che quest'area abbia elementi e tratti di entrambi i gruppi dialettali, calabrese e lucano, con esiti dialettali diversi, alcuni più vicini al calabrese, altri al lucano, altri ancora al campano, a seconda della vicinanza alle rispettive regioni. Con questi presupposti nasce l'idea di rivalutare il patrimonio linguistico musicale dell'intera area del massiccio del Pollino, ridefinendola terra di mezzo. L'approccio e il recupero sistematico di molto materiale musicologico ha portato verso una reinterpretazione del repertorio stesso, operando arrangiamenti sobri, senza snaturare il contenuto e l'essenza della vocalità e dello strumentario impiegato nella produzione di brani. L'essenza è il corpus dell'ensemble Radio Lausberg e la sua poliedricità, nella diversità di generi sonori, dall'acustico popolare all'acustico colto, non disdegnando delle sonorità elettriche sperimentali. Vengono impiegati strumenti nobili come ad esempio il fagotto, il cembalo, il flauto dolce, le percussioni, la surdulina e la zampogna tipica di quest'area, gli archi, i fiati, evitando volutamente l'aspetto folk di alcuni arrangiamenti che si sentono frequentemente. Materiale di riferimento e punto di partenza per quanto riguarda le rielaborazioni della musica popolare è sicuramente il lavoro sul campo di Carpitella e De Martino degli anni 50, ma anche brani della tradizione calabrese e dell'area del Pollino. Particolare attenzione si pone rispetto alla musica del primo barocco di scuola napoletana, ovvero il 600, utilizzando strumenti tipici di quel repertorio, cembalo e violoncello come basso continuo per accompagnare il canto. Il progetto intende sviluppare e proporre stimoli che rappresentano il territorio, narrando visioni di pace e utopie di bellezza, semplicità e civiltà perdute, il riscatto di un popolo e della propria cultura. Signori, Radio Lausberg. Yeah!
Quando nascisti tu, Yuri bellezza, mamma da parturio senza dolori, mamma da parturio senza dolori. Nascisti in un giorno di bellezza, che le campane suonavano sole, che le campane suonavano sole. Poi quando è bello l'occhio di lusuli, cada nessuno si lascia guardare, chi di nessuno si lascia guardare. Ecco lo guarda presto, l'occhi chiudi, chi non può l'occhi supportare. Tutti la gente cantano a partita. E cantano che tuo angelica fata, spingula d'ore delicata vita. Voi dormite.
signore, vi vestite. Canta loro signore, canta loro signore, canta loro signore, vi vestite. Grazie. Questo brano era L'occhio dello sole. Il prossimo brano che facciamo ascoltare è una poesia d'amore, un brano tradizionale calabrese. A più bella è tutto. Questi capelli inargentati sopra la bar in fronte alle tenite, ben a lui orne bili pezzinati, trema la terra quando li scinnite, suona la santa messa cevuiata, la gente si fa larga e poi trasiti, a chi lo luogo che vi inginocchiati, la fonte d'acqua santa c'è facile, con scale senza scale c'è vogliate, parlati con le sante poi scendete. Compagni di viaggio, qui alla nostra sinistra, già l'avete ascoltato prima, Carmelo, alle tastiere Adolfo, alla chitarra Maurizio, al tamburo Mariano, Adele, Giuseppe, dopo gli uomini delle valli, gli uomini della montagna. Allora, il prossimo brano con il quale vi salutiamo è una tarantella. È una tarantella, questa tarantella, diciamo qua, questa tarantella richiama al nome di Ciccio Fred Scotti, voce diciamo dei canti di Malavita, del Cosentino, ammazzato per aver mancato di rispetto alla donna di un malavitoso. Nel brano si parla di un saccagno che era un coltello usato per ferire ma non per ammazzare, per squarciare.
nuovamente l'invito a ballare. Ci sta tutto.
grazie. Grazie mille a Radio Lausberg. Un applauso.